Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo vlog sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un nuovo episodio di Avventure Napoletane e sono davvero molto contenta che questa serie vi piaccia un botto, perché ogni volta che ne carico un nuovo video arriva a tantissime visual e tantissimi mi piace, quindi continuate così mi raccomando. E niente ragazzi, oggi vi porto con me in un tipico weekend nella mia vita. In realtà oggi è domenica ed è dopo pranzo, però devo un attimo riorganizzare tutte le clip che ho girato ieri perché ci devo fare degli intermezzi eccetera. Quindi direi che ci vediamo non appena sarà finita la intro per iniziare questo video in modo vero e proprio. Io, mia mamma, mio fratello e mia sorella siamo andati da mio nonno perché avremmo pranzato da lui e successivamente anche cenato. Appena siamo arrivati, ovviamente abbiamo salutato mio nonno e tutto il resto, ci siamo messi un po' a chiacchierare. Dopodiché io e mio nonno siamo usciti perché doveva mettere il vetro, la pellicola di vetro sul suo telefono. Quindi siamo andati da casa sua, che è a Salvatorrosa, a Montesanto, dove sta anche la lagumana, insomma, per andare tipo poi a mare, eccetera. Magari qualche volta, se non mi sbaglio, vi ho anche portato con me mentre andavo a mare, poi boh. E niente, andiamo a mettere questa pellicola di vetro e dopo ritorniamo sopra con la metropolitana e prendiamo la metropolitana a Piazza Dante, ovvero la piazza appunto dove passo praticamente tutte le volte che esco. Sì, anche se ci passo tutte le volte che esco, non ero mai entrata sotto la metropolitana di Piazza Dante perché di solito o scendo prima o scendo dopo, quindi quella stazione diciamo non l'avevo mai presa. E niente, purtroppo quando siamo scesi giù il treno era già passato e quindi siamo rimasti lì ad aspettare. Pensavamo ci volesse poco, ma in realtà ci abbiamo impiegato più di 20 minuti ad aspettare. Poi ovviamente abbiamo fatto le fermate che dovevamo fare, siamo usciti dalla metropolitana e siamo tornati a casa per pranzare, anche perché era tipo 1:30, quindi orario di pranzo. Successivamente, dopo esserci riposati, eccetera, il pomeriggio siamo usciti sempre tutti quanti insieme per andare a fare un giro al Vomero, perché per chi non lo sapesse, da Salvatorrosa si arriva facilmente al Vomero, quindi non ci vuole nulla, anche a piedi 10 minuti e ci sei. Let's go to the water. Ci siamo. Tutta la family che va al Vomero. E siamo andati tutti quanti insieme a fare questa passeggiata. Stiamo girando per il Vomero. Ovviamente non potevo farmi mancare il gelato da Mennella, che è una delle gelaterie che amo di più a Napoli, e quindi gelato time. Il gelato di Mennella non si infama. E poi niente, dopo del gelato abbiamo preso un'altra strada per riscendere e tornare a casa di mio nonno. Stiamo tornando a casa e ci siamo anche fermati a comprare un paio di cose, tipo bicchieri, il pane che non avevamo e queste cose qua. Poi siamo tornati a casa e abbiamo ordinato da mangiare. Non abbiamo cucinato, ma abbiamo ordinato il pollo allo spiedo, che state vedendo qua in sovraimpressione, suppongo. Mangiamo pollo allo spiedo da lui. E niente, poi ce ne siamo tornati a casa, che era tipo verso le 11 di sera. E niente, sono tornata qua, mi sono lavata, ho fatto tutto quello che dovevo fare e me ne sono andata a dormire per essere carica oggi. Quindi niente ragazzi, vi rimando a domani mattina, anche se io già l'ho vissuta. Ok, cose strane.
Buongiorno, oggi è domenica e quindi è giornata di relax e niente, stamattina ho fatto colazione, mi sono lavata, mi sono vestita e poi ho acceso il computer per giocare un pochino a Stronghold Crusader, che in realtà è un gioco vecchissimo che in questo periodo però mi piace tantissimo e infatti ci sto passando tantissimo tempo. Per chi non lo conoscesse, il gioco è questo, praticamente devi uccidere i lord nemici ed è un gioco di strategia dove vai a costruire il tuo villaggio, le tue truppe e tutto il resto. È molto carino e probabilmente quando uscirà il nuovo Stronghold, che se non sbaglio è il quarto, potrei anche pensare di portarlo ogni tanto su Twitch. Comunque sia, io adesso torno alla mia partita, che poi più tardi devo mettermi a editare questo video perché altrimenti per martedì non uscirà mai. E tra l'altro vi porto con me anche oggi e devo anche riorganizzare le clip di ieri che erano un po' tutte confusionarie, quindi devo fare un attimo un po' di storytelling, un po' di ordine, insomma, tra le varie clip. E quindi niente ragazzi, come avete visto, stavo registrando tutte queste cose e adesso invece però mi tocca montare questo video perché avevo già iniziato a montarlo stamattina dopo aver finito di giocare a Stronghold, però poi sono andata a mangiare, ho rigiocato un altro po' a Stronghold, quindi adesso è il momento di finire questo video. Tra l'altro sono le 5 meno 10 adesso quando sto registrando questa clip, sempre di domenica, e non so se dopo usciremo o meno, quindi probabilmente potrebbe finire qua in casa questo video, non lo so, vedremo. Anche perché sta tipo diluviando tantissimo fuori. E niente, raga, ho finito adesso di editare. Infatti, come vedete, dietro di me il computer è spento. Sto a terra, non chiedetemi perché, sto a terra comunque. E niente, mi sto preparando perché adesso usciremo e quindi vi porto con me. Intanto lì fuori è sempre grigissimo, però almeno non sta più diluviando come prima. Quindi niente, mi vado a preparare e ci vediamo dopo in macchina. Tra l'altro, questa è la lampadina Meros che avevo installato un paio di mesi fa, non so se vi ricordate, comunque trovate il video in alto a destra. E niente, praticamente ha illuminato la mia camera come se fosse pieno giorno, nonostante fuori appunto ci sia un tempo di merda. Infatti se la spengo, guardate qua, notte. Almeno una scelta intelligente l'ho fatta perché secondo me questa in inverno mi salveranno davvero la vita per far vedere bene i video e non farli venire tutti sgranati che magari non si vede un cacchio. Siamo usciti. We are back at home. Stanno le strade un tantino allagate. E niente, adesso salgo, poso tutto e mi finisco di editare questo video in modo che poi ve lo programmo per martedì. Ragazzi, io direi che questo vlog può concludersi qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lascia un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente nel prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!